buongiorno a tutti. Questa mattina presentiamo nuovamente, ma in maniera ufficiale, il nuovo acquisto della Teate Basket Chieti, Franco Migliori, un giocatore che sicuramente non ha bisogno di presentazioni per la carriera che ha avuto fin qui, calcando parquet di Serie A1, di Serie A2. Basta ricordare Caserta, Teramo, Veroli, Iesi, Matera. Un giocatore che adesso proverà a darci una definizione di se stesso, però in linea di massima è un leader carismatico, sicuramente, un giocatore che offensivamente parlando è veramente un lusso per la categoria, e un giocatore che cosa aggiunge a questa squadra? Bueno, prima di tutto buongiorno e grazie ancora per il benvenuto. Io personalmente sono una persona molto semplice, come giocatore l'hai detto te, come caratteristica diciamo che sono un giocatore offensivo, si può dire così. Ovviamente nella pallacanestro si deve fare un po' di tutto, ma spero in questa squadra prima di tutto io essere bravo ad adattarmi veloce, perché a volte non è facile in una squadra consolidata, sai, a metà campionato rientrare subito nei ritmi della squadra, capire. So che è una squadra con tanti giocatori senior molto bravi che ho affrontato in questi anni. Adesso con il coach Piero vedo che hanno trovato, già con il lavoro del coach prima ma con Piero, un po' di equilibrio, diciamo così, dentro la squadra. Il coach mi conosce bene, sa cosa posso dare, cosa no, quindi io ti ripeto, spero di essere pronto, veloce ed essere bravo ad aggiungermi io a loro, a saper seguirli. Sono un giocatore, come ho detto prima, cioè non ho più 20 anni, quindi un po' della mia esperienza ce l'ho, spero anche con quello aiutare sempre, dare un contributo positivo. Certamente puntiamo arrivare prima di tutto ai playoff e fare bene lì, quindi abbiamo un bel girone di ritorno che ci aspetta, vediamo partita a partita dove ci porta il campionato, e io ti ripeto, spero di rendermi utile per la squadra. Ripartiamo dall'ultima tappa del tuo viaggio, ovvero da Montecatini Terme, dove sei arrivato quest'estate e dove hai fatto registrare nella prima parte di campionato medie importanti, 18 punti, con diverse partite sopra i 20, nonché anche l'ultima domenica scorsa contro Legnano. Sì, prima di tutto approfitto, come l'ho detto ieri, a ringraziare la società e a tutta la gente di Montecatini per questi mesi trascorsi insieme. Sì, è stata una bella esperienza, dai. Non mi era mai capitato una squadra così giovane, perché avevamo solo 3 giocatori senior. Tra l'altro gli altri ragazzi erano tutti tra 17 e 20 anni, se non mi sbaglio, la squadra più giovane di tutti i 4 gironi di Serie B. Quindi non è neanche... è divertente a volte, ma anche un po' difficile da portare avanti, sai, perché un po' con la mancanza di esperienza, se tu le supplisci con altre cose come l'atletismo, ma non è facile. Comunque penso che abbiamo fatto un bel girone di andata con loro, meglio di quello che ci si aspettava all'inizio. Io personalmente, dai, sono stato bene, avevo un ruolo, cioè, molto, molto importante, più che altro in attacco, lì in quella squadra, nella prima punta, cioè, ad avere tanti ragazzi giovani, toccava un po' più fare quello, ma bueno, mi sono trovato benissimo con loro là, ringrazio sempre per questi mesi, speriamo di poter fare bene anche qua. Arrivi a Chieti, dove ritrovi coach Piero Cohen, che hai avuto durante la tua seconda esperienza a Iesi. Quanto ha influito la presenza del coach per arrivare qui a Chieti? Tanto, è stato, direi, fondamentale. Ti dico perché questa è stata una cosa molto improvvisa. Io sinceramente, cioè, non era nei miei piani lasciare le squadre a Montecatini, è successo tutto di un giorno all'altro. Dopo, va bene, parlando con Michele, quando io vi ho spiegato un po' qual la situazione, quando mi ha detto che c'era Piero, per me è stato fondamentale, perché io lo conosco, come hai detto prima, da Iesi, abbiamo fatto mezza stagione insieme, veramente, cioè, io ho una stima grandissima per lui come allenatore, come persona, e al sapere che lui c'era qua, per me è stata un'assicurazione, cioè, non l'ho neanche pensato, sapevo già che tipo di lavoro si fa con lui, quindi dopo sono potuto risolvere quelle con un tiro a molle un po' le cose, e niente, sono alla fine è andata a buon porto questo, però ti ripeto, per me è stato fondamentale sapere che lui era qua, e ha influito tantissimo nella mia decisione.
hai citato il GM Michele Paoletti, un altro volto noto sempre a Jesi. Avete il contatto diretto con lui, quindi di fatto ha facilitato l'iter per arrivare ieri pomeriggio qui a Chieti. Sì, Michele è un amico dai tempi da Jesi. Abbiamo trascorso tanti anni insieme là, sempre con una buonissima relazione. Infatti con lui è quello che ho avuto sempre, dopo che sono iniziato le trattative, il contatto qua a Chieti. Già abbiamo parlato anche anni prima, anche col coach, sempre ritrovarci in squadra insieme. Ringrazio anche lui, al coach e alla società, per l'sforzo, per l'interessamento, per pensare a me per questa metà del campionato. Spero ripagare in campo. Ieri pomeriggio, dopo la presentazione ufficiale, hai avuto il primo allenamento con la squadra e quindi la possibilità di conoscere i tuoi compagni. Come hai accennato appunto ieri pomeriggio, molti di loro li conosci perché li hai affrontati da avversari, soprattutto l'anno scorso con Matera. Sì, l'allenamento di ieri è stato più che prima con i ragazzi giovani, che ho fatto un po' gli schemi per entrare un po' in confidenza con i giochi della squadra, e dopo ho avuto opportunità di parlare con loro. La maggior parte sì, le conosco di affrontarli in questi due anni che ho fatto, anno e mezzo di Serie B. No, mi sembrano ragazzi stupendi, dai. Primo impatto si vedono che sono ragazzi come me, semplici, normali, con voglia di fare bene. Invece il pubblico teatino già lo conosci. Se ti dico 2015, forse proprio qui in questo palazzetto, una partita che ricorderai molto bene con i tuoi 18 punti. In un certo senso adesso avrai la possibilità di farti perdonare. Sì, si parlava ieri di questo. No, mi ricordo del palazzetto molto caldo, infatti ce lo ricordo. Spesso mi ricordo anche di quella partita, che era stata una partita punto a punto dall'inizio alla fine, finita lì, non mi ricordo quanto, ma proprio punto a punto. A me piace, io sono tra l'altro argentino, sono americano, quindi mi piacciono le piazze calde, come quando era Caserta. A Jesi, quindi a me fa piacere giocare con un palazzetto così, e spero, come hai detto te, farò di tutto per farmi perdonare. Sai già che adesso ci aspettano due trasferti importanti ad Ancona e poi il derby con Pescara, prima di tornare qui al Palatricalle mercoledì 30 gennaio per affrontare Civitanova. Sì, l'ho visto già prima di venire ieri. Parlavo ieri un po' con i ragazzi prima anche. Sono due partite difficili, molto, ma fondamentali. Noi sicuramente adesso pensiamo solo esclusivamente ad Ancona. Tra l'altro so che si gioca in campo neutro a Porto San Elpidio. Dobbiamo pensare a quella, perché è una squadra, se non mi sbaglio, che ha due punti da noi. Quindi che qua la prima nel girone andata si è perso di un punto, quindi doppio l'obbligo di vincere quella partita. Sinceramente non conosco bene l'altra squadra ancora, non conosco molto il girone, solo San Severo, però vedendo l'organico che abbiamo noi sono molto fiducioso di questa squadra. Adesso un'ultima domanda, da argentino non posso non chiederti: la Boca o River? Independiente. Mi piace tanto il calcio, tanto. Mi chiedono sempre se sono tifoso del Boca e River, invece no, io sono tifo Independiente di Avellaneda. Ok, grazie mille, e quindi ci rivediamo domenica, come hai detto tu, a Porto Sant'Elpidio per la gara contro Ancona.